girata e mi sono vista. Oddio. Yo 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 busy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo vlog. Sono in bagno perché sto per fare una cosa che probabilmente ho già spoilerato nel titolo. Quindi senza perderci in altre chiacchiere, roll the freaking intro and let's get started. Ok ragazzi, allora sono qua perché vedo su TikTok e vedo ovunque che in questa quarantena le ragazze o comunque le persone perdono un po' la testa e devono fare un po' delle cose strane. C'è chi si fa la frangia, c'è chi si colora i capelli, c'è chi si rasa zero i capelli. Visto che l'unico strumento che ho trovato in casa era la mia tinta rosa, che in realtà ho fatto l'anno scorso, quindi spero che funzioni lo stesso, altrimenti vabbè, ho deciso di farmi un po' di ciocche rosa oggi perché domani è Pasqua e per festeggiare soprattutto che dobbiamo starcene a casa fino a 3 marzo. Forse coraggio a tutti. Qua ho le istruzioni e sono metà scritte in spagnolo, metà in portoghese e ci sono anche in italiano per fortuna. Prima di impazzire nei commenti volevo solo dire che io questo prodotto l'ho già usato l'anno scorso e sui miei capelli ha funzionato, anche perché voglio solamente farmi delle ciocche, amo troppo i miei capelli per farmeli tutti rosa, cioè non riuscirei mai. E soprattutto perché l'ho anche raccontato in uno story time, ma da piccola ho avuto una brutta esperienza con le tinte rosa. Molto in sintesi, da piccola sono andata in America e mi sono comprata dei gessetti colorati. Se ti coloravi i capelli con questi gessetti rimaneva il colore. Il problema è che dopo ho dormito tutta notte con la carta stagnola e non mi andava più via il colore. Quindi senza carta stagnola oggi voglio provare a farmi un po' di ciocche rosa, perché ho bisogno di un cambiamento, perché non riesco più a vedere la mia faccia tutti i giorni, tutte le ore allo specchio. Quindi volevo un po' un qualcosa di nuovo. Quindi without further ado, let's go. Secondo la istruzione, allora, quello che dobbiamo fare, allora, le ciocche che volevo fare erano queste qua dietro. Non ho intenzione di farmi le due ciocche frontali perché non voglio essere una TikToker, ma voglio farmi qualche ciocca in giro. Lava e secca bene il tuo capello antes de usar. Ho già i capelli già asciugati. Copri le spalle con un asciugano per proteggere i tuoi vestiti. Ho preso questa maglia della Decathlon non ripilante, quindi userò questa. Indossa i guanti e mantienili anche durante il risciacquo. È una buona idea testare il colore su una ciocca prima di applicarla interamente per capire se ti piace il risultato. Mi sa che è un'ottima idea. Mi devo andare a prendere i guanti e poi iniziamo. Let's go. Allora, io in realtà volevo provare a farmi questa ciocca rosa. I'm kind of scared. In questo fogliettino ci vengono date delle opzioni. Possiamo avere il full head look, l'ombre look oppure l'highlight look. Io in realtà faccio un po' di highlight. Ok raga, allora, ok dai. Allora in realtà non si vede neanche, perché penso di averne usato poco. Oddio che ansia. Ok dai, si vede un pochino. Tipo questo. Procediamo anche con l'altra ciocchina. Aiuto. Comunque raga, insomma, come state? Io spero bene. Anche voi siete arrivati di già a fare stupidaggini a livello di colorazione dei vostri capelli? Siete entrati in crisi in questi giorni? Raccontatemi la cosa un po' più pazza che avete fatto in questi giorni di quarantena, perché considerando che dobbiamo arrivare fino al 3 di maggio, cioè io non ne so, non so veramente come ne usciremo, raga. Allora, questi capelli potrei farne una un po' più esterna, tipo questa. Sembro tipo un drone. Oh, comunque raga, cioè ieri sera ho visto The Party, il film che vi dicevo con Leo, diretto da Martin Scorsese. Se non l'avete ancora visto, beh, ve lo consiglio perché è stato qualcosa di fotonico. Di questo film ha vinto ben 3 Oscar, miglior film, regista e sceneggiatura. Cioè, guardate che si vede già un pochino. Ok, proseguiamo. Mi sono strappata nel frattempo 86 capelli. Ok, vedete già che si vedono un pochino. Adesso devo scegliere solo le ciocche che magari potrei fare. Allora, qua mi faccio queste due. Guardate che bordello. Oh raga, sembra una medusa. Adoro. Let's go. Ti presenti tipo nei film quando arrivano, non so, tipo i dentisti o i dottori o anche in Grey's Anatomy che fanno roba. Let's go. Oh, che tensione. Ok. Allora, non so se si vede. Ora che abbiamo il nostro colore in testa, che si può anche un po' vedere da qui. Guardate, già pettinando. Volete un caffè? Tutti siami. Ok raga, mentre aspettiamo che i miei capelli si asciughino, ho già messo sulla moca per tutta la family. Guardate, si vede la ciocca, yes. Tanto che caldo che c'è. Abbiamo aggiunto un tavolino qua in poggiuolo. Si sta divinamente. Sto aspettando che mi si secchi
Erpelo. Sto bevendo il mio caffè quotidiano e raga, cioè, sta benissimo. Hi there, sono tornata per asciugarmi i capelli e yes, vi giuro che era proprio l'effetto che volevo, perché ho appena pubblicato tipo un piccolo spoiler su Instagram e c'è una ragazza che mi ha scritto: Diletta, ti giuro che se ti tagli o se ti tingi tutti i capelli ti vengo a prendere, però tranquilli che penso che questo sia il massimo a cui arriverò. Mi piace questo look un po' alla Lizzie McGuire. Allora, le vedete qua? Queste piccole cioccherelline. Questo è stato il massimo del mio azzardo. Sono andata fuori 10 minuti e già le mie guance stanno prendendo un po' di colore. Finisco di prendere un po' di sole, mi ascolto un po' di music e quindi yes. Tra l'altro, raga, visto che questo vlog esce domani, che per voi oggi è Pasqua, buona Pasqua, happy Easter everybody. Ok, let's go. Mia mamma sta cercando di convincermi. Quello che sto per fare, wow, divertentissimo. Mi fa: guarda che cosa divertente che ti do. Beh, in effetti c'ha un suo perché di divertimento. La la la. Qua abbiamo la nostra Sandra Bullock, abbiamo Rihanna, abbiamo Blake Lively over there, Leighton Mister e due foto di New York. E poi ho una foto che mi ha regalato una ragazza quando ho fatto l'incontro con voi Crazy People a Milano. Quindi la tengo sempre con me. Crazy People, chiunque l'abbia fatta, girl, ti mando un bacio. Allora, sono tipo le 8 meno 10 meno un quarto e sono i classici minuti che io odio di più perché ho una fame fotonica. E quindi, cioè, sto temporeggiando un po' in casa, quindi andrò a disturbare mia mamma. Che ora mangiamo sta? Siamo 8. Un quarto e 20. Quindi devo ancora aspettare. No, non è accettabile. E niente, raga, io adesso fino a cena temporeggerò sui social, guarderò un po' di video su YouTube o proseguo con The Office. Il fatto che domani sia Pasqua, cioè, what? Veramente strano, cioè... L'anno scorso a Pasqua ero andata a mangiare sul lago. Che strano tutto. Ci sono giorni che vivo la giornata senza neanche farmi nessun tipo di domanda. E altri giorni che proprio ci penso. E più ci penso, più mi dico: che situazione surreale. Cioè, proprio cosa sta succedendo. Però poi torno alla realtà e dico: vabbè, parlo un po' con i miei amici e niente, poi tipo un circolo che continua. Quindi magari facciamo 3 giorni a parlare di cavolate e poi il quarto giorno ritiriamo fuori il discorso: oddio, ma quanto è surreale questa situazione. Non so se anche voi siete così, però insomma volevo condividerlo perché sì, mi andava. Ok, prepariamo la tavola. Raga, ho fatto un grande errore. Di solito chiudo sempre i vlog subito dopo cena e questa sera ormai sono già le 11:30 e mi ero completamente dimenticata di fare la fine di questo video. Tra l'altro me la sto facendo addosso e non ho voglia di chiudere il video per poi andare in bagno, per poi ritornare, per poi fare il video. Quindi cercherò di essere bella veloce. Ho appena visto un film su Netflix che sì, carino, con Ryan Gosling. Solo che non c'è sbatta questa sera. Mi ero dimenticata che stavo facendo i vlog, quindi sono tornata in camera e ho detto oopsie. Comunque, raga, che dire, buona Pasqua. Ci vediamo domani che sarà Pasquetta. Cioè, per me domani sarà Pasqua, però per il vostro domani, perché domani è Pasqua, sarà Pasquetta. Il vostro domani, ma il mio domani sarà Pasqua. Oddio, che difficile, è troppo tardi per fare questi ragionamenti. E niente, io vi ringrazio ancora per essere stati con me in questa giornata. Che dire, ci vediamo domani per un'altra avventura. Conto di passare la giornata bevendo domani, quindi vedremo cosa succederà. Speriamo di farmi intrattenere dalla mia family, anche perché saranno gli unici amici che avrò fino al 3 maggio, quindi... Detto ciò, raga, vi mando tanta forza, tanti saluti, tanta forza e tanto coraggio qua da Verona. Vi mando un po' di vibes energetiche da camera mia e vi saluto con un thank you guys for watching and see you guys tomorrow. Bye!